Buonasera. Allora, io mi chiamo Manlio Padovan, vengo da Papozze, che è un paese del basso Polesine di Rovigo, di 1800 abitanti circa, posto sulla riva sinistra del Po e luogo di tartufi chiari di buona qualità. Guardate che è vero. Il giorno 8 giugno andavo in comune e mi facevo calcolare dal vigile del comune la tariffa da pagare per le pubbliche affissioni per affiggere 8 manifesti sulle pubbliche bacheche. Pagavo, tornavo in comune, lasciavo la ricevuta, la fotocopia della ricevuta, mi facevo mettere il timbro sugli 8 manifesti. Il giorno dopo, tra le 7 e le 8 di mattina, il 9 luglio era martedì, io affiggevo 7 manifesti sulle pubbliche bacheche del paese e uno lo consegnavo al bar, a uno dei bar, se avessero voluto esporlo, ma a loro discrezione. Alla sera del martedì verso le 17 mi telefona il maresciallo dei carabinieri dicendo: guardi che abbiamo sequestrato e strappato tutti i manifesti. E perché? Perché offendono il sentimento religioso. Il sabato 13 giugno mi danno un appuntamento per andare a firmare un verbale di sequestro di un manifesto. Io qui però devo leggere perché non posso dimenticare parole o dire qualcosa che sia inesatto, perché la cosa è abbastanza importante. Una considerazione: il maresciallo dei carabinieri quel sabato 13 giugno 2009, di fronte a precisa mia domanda «sono incriminato?», nega che l'incriminazione ci sia, quando sul verbale di sequestro di un manifesto puntini puntini, che proprio la mattina di quel giorno mi fu consegnato, c'è scritto di un procedimento nei miei confronti ai sensi degli articoli 403 e 404 del codice penale, che io avevo riferito alla faccenda del sequestro dei manifesti e non ad una mia incriminazione personale penale, ed è per questo che avevo fatto la domanda al maresciallo. Quegli articoli 403 e 404 significano che intanto si paga una multa da 1.000 a 5.000 euro e poi si vedrà. E se io non fossi stato avvertito dall'amico Giorgio Villella per puro caso, perché io avevo fatto un'email a Marco Ferialdi dicendo è successo, mi telefona Giorgio Villella e mi dice: guarda che sei incriminato. Ma come fai a dire che sono incriminato se il maresciallo mi ha detto di no? E ti ha detto una bugia, così. E Villella mi ha avvertito che io avevo 10 giorni di tempo per rivolgermi ad un legale affinché presentasse ricorso e quindi, se no, dovevo pagare. L'avvocato, che è poi sempre l'avvocato Fabio Corvaia di cui si è parlato prima, e qui approfitto, faccio una parentesi, per ringraziare l'UAR veramente dell'appoggio sia sul piano umano che ho avuto da Raffaele, da Giorgio, da altri, e sul piano pratico, perché mi sta veramente assistendo con tutto quello che può fare. L'avvocato mi ha detto che in quel preciso momento, cioè davanti al maresciallo dei carabinieri, il maresciallo avrebbe dovuto invitare me a nominare un avvocato di fiducia e ad assumere un domicilio legale, ciò che non è stato fatto. Mi pare sia chiaro, quindi, che non si fanno scrupolo di ricorrere anche a sotterfugi, per usare un eufemismo, che possano ingannarci. Risulta allora fondamentale che ciò che facciamo sia fatto rispettando rigorosamente le norme in vigore, che ogni particolare delle nostre azioni sia assolutamente legale fino all'ultimo permesso e fino all'ultimo timbro, affinché non ci siano appigli per loro. Cosa è successo con il procedimento? È successo che improvvisamente il 30 giugno il pubblico ministero ha restituito il corpo del reato. Il giudice ha preso atto della restituzione e il 1 luglio ha dichiarato il non luogo a procedere sul ricorso per riesame che i due avvocati avevano presentato. Quindi gli avvocati non hanno detto la loro, il giudice non ha detto niente e ha detto: no, non ne parliamo più perché tanto il corpo del reato è stato restituito. Naturalmente il ricorso presentato dagli avvocati ha avuto l'effetto di annullare la multa da 1.000 a 5.000 euro che era prevista per il povero attacchino, che sono sempre io, perché a Papozze non c'è un servizio.
Dopo la restituzione del corpo del reato, è rimasta in piedi però presso il PM l'ipotesi di reato, il quale PM ha 6 mesi di tempo per decidere se archiviare il caso o se dichiarare al giudice di aprire un procedimento di giudizio. Quindi fino a metà febbraio è tutto sospeso. Ciò che a noi pare aver notato è che il ricorso li abbia indispettiti e meravigliati. Quindi se ci diamo da fare, se con caparbietà continuiamo, io credo che prima o dopo qualcosa arriveremo. Adesso, per chiudere in bellezza, vorrei mostrarvi questo corpo del reato, e qua avevo scritto e vi leggo anche questo perché la fantasia non ha limiti. Vi mostro ora il corpo del reato in tutta la sua abominevole e schifosissima manifestazione dell'orribile e imperdonabile misfatto che ho commesso, e vedete come esso, per chi abbia buona e santa vista, grondi ancora del sangue dell'abominio. Per di più sono adesso frammisti corpi di altri reati, per esempio pezzi di un necrologio di persona morta quel giorno attaccata al manifesto mio, e che avrà già un colpo, nonché pezzi di manifesti delle ultime elezioni, altro reato. Ecco tutta la causa di tutta la mia disgrazia, eccoli qua, questi sono i manifesti. Questo è il corpo del reato come me l'hanno restituito, e così ve l'ho portato qua. Grazie.